Buongiorno, buongiorno Chiaruccio, buongiorno Caruccio. 5 agosto, ore 11.46, fuori segna 37 gradi, ma secondo me ne farà tipo 70. Stiamo andando, come ogni anno, il terzo anno consecutivo, a Civitavecchia, direzione Civitavecchia, perché andiamo a finalmente a rivedere Nadia e Pasquale, che abbiamo visto ad ottobre per il Firmacopie, ma proprio toccata e fuga, e quindi finalmente passiamo una mezza mattinata insieme, perché arriveremo lì all'ora di pranzo. Lui, Stefano, non vede l'ora di vedere Axel, sinceramente anch'io non vedo l'ora, e niente, speriamo che non soffriamo troppo il caldo come l'altro anno, ma soprattutto speriamo che mangiamo bene. Abbiamo deciso di prendere la pizza, perché l'altro anno sicuramente l'abbiamo registrato, scusate se sentite l'aria, l'altro anno, come sapete, come al solito, non abbiamo mangiato benissimo, ma abbiamo mangiato poco più che altro, e quindi quest'anno abbiamo deciso che ci fermiamo alla pizzeria subito fuori al posto dove alloggiano loro, perché con lì l'avevamo preso della pizza a taglio che era spettacolare, tra l'altro si può mangiare pure dentro, hai detto, vero amore? Sì, c'è un ritorno lì fuori. Quindi possiamo mangiare lì o al massimo in camera, o mo vediamo. Siamo quasi giunti a destinazione. Arrivati, finalmente riabbraccio la mia amica. Chissà se Ziamo ha fatto un regalo. Perché lei? Certo, gli mancavi. È sicuro che tu sei un vecchino, no? Ma tu gliel'hai fatto un regalino, visto che anche tu hai detto che ti mancava? No. Ah, e allora perché lei ti avrebbe dovuto fare un regalo? Tu mica gliel'hai fatto a lei? Tu sei scordato, eppure lei forse. Poi ti mando un messaggio a zia Nadia. Tesoro, siamo qui, siamo arrivati. Mamma, regalo. Il regalo. Oddio, aspetta lì. Sta macchina, valla a prendere, mi sono dimenticata il regalo di Nadia, apri la macchina. Meno male che c'è il mio figlio, regalo del compleanno di Nadia, mi sono scordato. Ho lasciato in macchina, ma sarò normale. Che è il 23 agosto, naturalmente manca ancora un po', ma io poi il 23 agosto non la vedo e quindi glielo do ora. Io gli ho inviato il messaggio, ma mica lo so se lei l'ha letto, eh. No, infatti. Devo dire che si sta abbastanza freschi, più dell'altra volta. Siamo partiti da Roma che faceva 37 gradi e qui ne fa 33? Sembra lui in attesa della fidanzata. Vale. Che carino che sei. C'è un odore di sabbia, di umido, però buono, mi piace. Ora fermo un po', ora sto ricciolo. Ora. Hai fatto fa 30 anni in 20 giorni prima, non va bene. Oh, io ce l'ho del danza. Non te l'aspettavi per l'intelligenza? Non no. Te l'aspettavi un po'? Però me l'ha detto mio padre. Cioè, la faccia di chi se l'aspetta. Mio padre, sai che gli ha detto? Cioè, mio padre, ci devi andare per forza, perché sicuramente zia Nadia ti ha comprato un regalo. Almeno uno, poi forse pure due, ma non lo so. Zia Nadia, tanti auguri. Grazie. Non te lo posso dire, però è una cosa che ti piacerà tantissimo. Mamma mia, sei sicuro? Vediamo se la inquadrami per vedere il livello di falsità o di di verità. Vabbè, ma nulla, cioè c'ha una spiegazione. Io non so fingere. C'ha una spiegazione però, Ciao a tutti comunque. Ma è bellissimo, è un braccialetto. Sì. Ma è bellissimo, è semplicissimo, cioè quelli belli minimal. C'ha una spiegazione, devi leggere il biglietto, se no non lo capisci. Aspetta, io sto, tu lo sai che io appena arrivo sto in confusione, mi dai 5 minuti per capire. Aspetta, sono tre cuori. Allora, ci voglio arrivare io alla spiegazione, perché tu non fai le cose tanto per. Secondo me non ci arriverai mai perché ho scelto quello. Ma non ci puoi arrivare, amore. Sei sicura che non ci posso proprio arrivare? Vabbè, prova. Allora, tre cuori. E noi siamo in due. No, conto io. Uno, due e tre.
Madonna, adesso sei pure contare. Praticamente è il fuoristrada, sì, che questo lo usano anche sulla spiaggia, sulla sabbia, perché ha le ruote enormi. È un po' come la macchina che va sulla sabbia dei bagnini. Sì, pure io ce l'ho fatta io. Però c'è il cuore. E poi che fa? Rimorchia, vedi che c'è tutto il rimorchio. Uno più piccolo, questo qua è il quad, questo. Sì, quello dovrebbe essere un quad. Che è quella moto che fa. Lo sa, lo riceverà a Natale forse. Sì, davvero. Col motore! Col motore! E allora tu inizi a fare pratica con questo e poi lo prendi quello vero, capito? Prendi questo, ci metti tutte le altre macchinine che hai, capito? E a casa sono tantissime, pure due con le attaccate che camminano da sole così. Da sole? Sì. Amore, di grazie zia. Grazie, ma me l'ha regalato zio Pasquale. Non lo sapevo. E tu gli hai detto grazie a zio Pasquale. Hai capito? Me l'ha regalato zio Pasquale, no zia Nadia? Cioè lui me l'ha fatto vedere, ti piace, lo posso prendere? Ok, ho detto io, va bene, approvato. Capito? Quindi è lavoro di squadra. Mettiamo in chiaro le cose da subito. Giustamente. Guardate un po' qui chi c'è. Un super cucciolo. Un super cucciolo che c'ha 8 mesi. 8 ve? 8 a 10 agosto, il giorno del suo compleanno. Oh, amore mio, ciao. E invece di qua, aspetta però perché io pure annuncio. E qui c'è una mega slinguazzona. Ciao, ciao. Ah, che buona. Mi sta slinguazzando tutta. E che abbiamo un baby. Ti ricordi che gli lanciavi la terra? Che pensavi che era una pecora? Ti ricordi che diceva non è una pecora, Anuscia? Non mangia il fieno. Ah, ti ricordi quando la chiamava Babush? Babush, te la ricordi? Sì. Lo dicevi? Ti ricordi quando gli mettevo là? Bravissimo! Ma vedo tutto viola. Aspetta, cioè, questi occhiali sono meravigliosi, mamma. Fagli vedere, vedi quanto sei figo? Digli ciao mia. Vengo con questi occhiali quando torno a scuola. E zia Nadia ti ha regalato gli occhiali per far così. Ciao mia, vedi, ti ho regalato gli occhiali? Così adesso è ancora più figo, c'è un fidanzato ancora più figo. Ma guarda Nus come mi guarda. Stai vloggando? Silvia e Nadia è la maledizione del pranzo di Civitavecchia. La Rowling sta scrivendo l'ennesimo capitolo di Harry Potter su sta cosa. Perché abbiamo una maledizione. Quando io e Silvia dobbiamo mangiare. Allora, quando io e Silvia ci vediamo, o fa un caldo che proprio studiamo da fermi e non troviamo un posto fresco, oppure se troviamo un posto fresco, tipo la camera, non abbiamo da mangiare. Abbiamo mandato Lillo e Pasquale in una pizzeria a prendere della pizza da sport, insomma. E hanno detto che stava chiudendo. Ma e cioè, ragazzi, sono le 2 meno 5, nel senso. È una pizzeria. No. Non sappiamo se mangeremo. Ecco, praticamente ha chiamato Lillo che la pizzeria sta per chiudere. Sono le 2 perché oggi è sabato e quindi chiude. Io ho già fame. Noi stiamo morendo di fame, tra l'altro. È vero che noi siamo arrivati un po' tardi, però. Ma no! No, mezzogiorno e mezza abbiamo chiacchierato. Forse non avevamo chiacchierato. Con tutto il rispetto, ma pure a Foggia che siamo veramente in culo al mondo, tra virgolette, nel senso che non siamo una città turistica. No. Eppure stanno aperti a quest'ora. Ma ragazzi, è una città turistica. Dai, ma sicuramente ne trovano un'altra. No, vabbè, io mi sto sentendo. Al limite prendiamo un tramezzino, una cosa, sì, qualcosa. Vi ricordate l'altro anno eravamo lì? E Nadia diceva che non avrebbe salvato mio figlio e non si sarebbe mai buttata in mare. No, perché ho detto che il bambino era così intelligente che si salvava da solo. Non perché non. No, io quella parte l'ho tagliata. Bravo, infatti, io ho fatto un complimento. La sfiga ci persegue. Mamma, non stai là, non stai là, che vengono a bussare. Chi è? La bodyguard. Guarda il drago! Parla. Ma ci basterà. Ci basterà, sì. All'embriaco, Stefano.
consigliabile che uccidi Nadia. Aspetta, aspetta, dove vai? Però? Aspetta, aspetta. Vi siete persi una chicca di mia Nadia che ci truccavamo in bagno. Mi dispiace per voi. Questa era. Io non ce l'ho, stanno qua. Amo qua. Dove sta? Qua. Madonna, che caldo! Stiamo boccheggiando. Te potevi far di? Ah, eccoli, guarda. Ma no, che non possiamo andare al mare. Amore, perché noi non alloggiamo qua? Sono quelli che stanno nell'hotel, che hanno pagato nell'hotel, capito? Ma certo, ma io non voglio andare a vedere il mare. No, a vedere ti ci porto a vederlo un attimo. Fare il bagno no, ti porto a vederlo qua sotto, va bene? Voglio vedere tutto, pure le piscine. No. Ma quelle stanno un po', io ti ci porto a vederlo però, tranquillo, però no a far bagno. No, io sto dicendo, sì. Mi porti a mare a vedere. Certo. Ma poi ho detto che non mi ci porto. No, no, qua. ti ci porto. È un oratore. Guardate lì il logo con Axel. Che carino. Okay, vuoi dire qualcosa? Probabilmente non l'avrei no? Spendere più di 25.000 dollari. Com'è quel polaretto al cioccolato? Se qualcosa va stando, dovrebbe essere uscire dai casini. Perlomeno già, e qui non sarebbe successo. Dove che sta il cioccolato? Ma si sente il cioccolato? Sì. È buono quindi. Ma dove non si sente il profumo di ghiaccio? Saluta Mr. Lillo. Buonanotte. Buonanotte e buone botte. Anche io vi do una buonanotte con un mix facciale alquanto strano. Aspettate che io mi allontano perché quando vi saluto, aspettate, siamo al buio. Devo sempre avere i miei 5 minuti di relax qua con voi. Dunque, sì, sto facendo una piccola maschera purificante. Qua ho messo la purificante della L'Oreal e anche qui ho messo l'esfoliante, quella di argilla rossa. Tra l'altro sono le mie maschere preferite del momento e so che qualcuna di voi l'ha comprata perché ne avevo parlato in un vlog e vi stanno piacendo, quindi mi fa piacere quando magari vi consiglio qualcosa e poi vi ci trovate bene. Poi ovvio che è tutto soggettivo, no? Una cosa che a me mi piace magari a un altro gli fa schifo e viceversa, però mi ci sto trovando un sacco bene. A parte questo, voi direte, perché qua in fronte non te la sei messa? Potrei benissimo dirvi, perché io lì non ne ho bisogno, faccio solo i punti strategici. No, manco per cavolo, non me la sono messa perché ci avrei i capelli quasi puliti e quindi non mi vorrei inciafrugliare tutta questa zona. Qui c'avevo tipo un ragazzino al posto del mento, cioè c'avevo tipo un brufolo gigante che è esploso e non esploso. Spero che non state mangiando a quest'ora. Comunque vabbè, siamo tornati alle 8:30 a casa perché ci siamo fermati anche un attimo da Bricoman e da Pratico, sempre per vedere qualcosa per la casa, se c'erano dei pavimenti stock che ci piacevano di più. Beh, insomma, abbiamo fatto un po' di giri così, siamo rientrati. Io sapete che ho mangiato? Una cofana dei pomodori, perché c'avevo ancora la pizza con i peperoni che mi tornava su e sono particolarmente stanca. Ah, questo non ve l'ho detto, praticamente ieri, voi sapete, venerdì vado a fare la spesa. Cioè, sono tipo svenuta, nel senso che non sono svenuta veramente, mo sembra dice sì, o sei svenuta o non sei svenuta, sì. Praticamente ero in piedi, ho sentito che stavo per svenire, io da quando sono svenuta l'ultima volta tendo, appena sento che sto per svenire, a buttarmi in terra perché ho paura che poi cado e mi faccio male, quindi è tutto in un secondo. Infatti mio padre mi ha visto andare lunga, ma io mi sono messa subito giù con le gambe per terra, piano piano mi sono ripresa, ma è il gran caldo. So che fa caldo un po' dappertutto, ma qui veramente ieri sera siamo usciti dal cinema alle 9:30, faceva cioè, tipo 38 gradi, in casa ne abbiamo veramente 35, cioè si muore. Stasera vedo che c'è un'antichietta di venticello, tra l'altro a Civitavecchia faceva 33 gradi, qui ne faceva 35. E a parte questo abbiamo passato gli annati a un'altra giornata bellissima insieme. Abbiamo chiacchierato di tantissime cose e tra l'altro ci siamo ammazzate dalle risate. E abbiamo mangiato la pizza, l'avete visto. Il tono di voce mi si abbassa sempre un po' con queste aree condizionate e non siamo riuscite a fare una foto insieme. Cioè, ma voi vi rendete conto? Una foto che è una foto, non siamo riuscite a farla. È vero che abbiamo chiacchierato tantissimo, come sempre ci siamo godute la giornata, ma di solito riusciamo a fare una foto io e lei e poi riusciamo pure a fare una foto in quattro. Non siamo proprio riuscite, è un po' il caldo, poi siamo messe a chiacchierare. Comunque è sempre bellissimo vederli tutti e due.
Abbiamo passato una bella giornata, devo dire la verità. Stefano ha ammazzato Pasquale, hanno giocato tantissimo. E niente, adesso speriamo di rivederci presto. Loro stanno partendo per le vacanze, quindi loro si godranno queste 2 belle settimane di relax. Sono veramente contenta perché un anno è lungo. E nulla, io come sempre vi saluto, ci vediamo quando volete con un altro vlog. Cerco di intensificare un pochino, avevo proprio voglia di parlare un secondo con voi. Cerco di intensificare un pochino. Adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!